Quando si parla di inclusione, quando i temi della diversità e della disabilità entrano in campo nella vita, allora è il momento di scendere su un altro campo, quello sportivo, dove grazie alle regole, al gioco, si è tutti alla pari e dove ognuno ha un ruolo ben preciso e si sente parte di un collettivo che grazie alla sua forza fa superare ostacoli e deficit che sembravano prima montagne invalicabili. E in questo, più che in altri sport, lo può il basket, che diventa in questo caso Baskin, il basket inclusivo. Cosa rappresenta una forma di aggregazione come questa di sport? Allora, rappresenta, oltre a una forma sportiva, perché l'inclusione del diversamente abile è tuttora una grossa difficoltà, e rappresenta un'orchestra, rappresenta un luogo dove ognuno ha una propria responsabilità, una propria indipendenza, e rappresenta una grande amicizia. I progressi è sotto gli occhi di tutti. Allora, è l'obiettivo più importante. E, dicevo, a parte l'aggregazione, l'obiettivo è un'evoluzione fisica e emozionale, e questa c'è stata veramente presente in tantissimi ragazzi. Abbiamo delle evoluzioni fantastiche. Questo fine settimana c'è un bel evento di cui Fano e la squadra fanese saranno protagonisti. Al Palace Allende, domenica 10 alle ore 9 giochiamo noi, quindi il Baskin Fano contro i Bees, poi alle 10.30 giocherà Urbania contro Fermignano. E al Palazzetto dello Sport, che viene concesso dal CSI, che noi ringraziamo. L'invito alla cittadinanza e a tutti gli appassionati sportivi è di venirlo a vedere, perché è un vero spettacolo, cioè è gara vera, diciamo. Ecco, è proprio questo. Allora, io invito tutti, tutta la cittadinanza, a venire a vedere per un motivo. E io vedo ancora molto pietismo riguardo a delle condizioni di diversamente abile. Vorrei invece invitare la gente a capire che non è uno sport. È uno sport vero, uno sport fatto da ragazzi veri che giocano insieme portando avanti degli obiettivi, io lo dico, un po' più alti dello sport classico.